Ma sicuramente quando si è parlato di come le tecnologie, l'innovazione può migliorare la qualità dell'esperienza del cittadino quando accede ai servizi sanitari, e quindi c'è stato un dibattito molto molto interessante che ha legato l'innovazione tecnologica e la centralità del bisogno del cittadino di ad esempio orientarsi nei luoghi di cura, di avere supporto e assistenza nell'accesso ai servizi sanitari nel rispetto di quello che è l'accessibilità, l'usabilità e la cultura che ogni cittadino porta con sé, cultura che è cultura del digitale, ma anche cultura rispetto alla multiculturalità, insomma. In questo, ad esempio, un servizio universale come quello della salute non può trovare nel digitale un ostacolo, perché paradossalmente deve anche considerare come l'accesso ai servizi col digitale deve garantire l'usabilità da parte sia del cittadino anziano, sia del caregiver che magari non parla italiano, ma anche evidentemente sulle nuove generazioni che invece hanno bisogno, no, di un servizio che sia rispondente al modo con cui col digitale si vive la vita ormai di tutti i giorni.